Sallusti, tu sei molto in disaccordo dalle espressioni del tuo volto. Sì, no, ma non perché mi piace l'idea dell'evasione fiscale o perché o cose di questo genere, perché non è vero che c'è in corso una sola guerra, c'è in corso una guerra contro il vaccino, ma c'è in corso un'altra guerra contro la povertà che il vaccino ha provocato, comunque le enormi difficoltà finanziarie, e tutte le due guerre vanno combattute con qualsiasi arma. E in questo caso, più che un condono o una pace fiscale, come si vuol chiamare, è una specie di vaccino, nel senso che i governi, anzi il governo Conte che tanto rimpiange la Muggia, non è stato capace di mettere i soldi liquidi in tasca agli italiani, e allora almeno non gli fa tirar fuori quel poco che gli è rimasto in tasca. Parliamo di piccole evasioni, di arretrati, appunto, come dice la Muggia, ma che vanno pagati. E allora, se io non sono riuscito a darti i soldi per indennizzarti del fermo che io ti ho provocato, ho imposto, almeno, come dire, non ti faccio pagare, ti compenso non facendoti pagare gli arretrati. In queste ore, in questi mesi, durante la pandemia, parlare di evasione fiscale è abbastanza improprio. C'è gente che non riesce non a pagare le tasse, c'è gente che non riesce a pagare da mangiare. Insomma, sarei cauto a fare di tutta erba un fascio, perché ci sono dei drammi molto seri e molto grossi in corso. Ecco, magari chi invece le tasse le aveva pagate non parliamo degli ultimi 10 mesi, parliamo appunto di pregressi, e magari si sente anche un po' fesso, lo dico così, per diciamo tutti quegli italiani che le tasse le pagano regolarmente da sempre. Credo che nessuno si senta fesso a pagare le tasse. Però evidentemente qualcuno si crede furbo a non pagarle, perché sennò non avremmo tutti questi evasori fiscali, mi viene da dire. È probabile anche, siccome parliamo di una tipologia di evasione, non stiamo parlando di grandi evasori, cioè di chi si è comprato la Ferrari invece che pagare le tasse, stiamo parlando di chi non ha in arretrato le multe, le bollette del telefono, robe di questo genere, quindi non stiamo parlando di miliardari evasori, stiamo parlando di povera gente che nella stragrande maggior parte dei casi non li ha pagati, magari in qualche caso per piccole furbizie, ma insomma non sono i grandi evasori. E quindi a quella gente che non gli hai dato la cassa integrazione, non gli hai dato il ristoro, non gli hai dato questo, non gli hai dato quell'altro, non mi scandalizzo se gli dici vabbè, ti faccio un grande sconto. Chiaro, è vero che la soglia... è vero, ha ragione Alessandro, che la soglia è bassa. Silvia Borrelli, ma allora...